Un momento storico, è vero, un momento di grande gioia, è una festa per noi e per tutto il team che ha lavorato molto in queste ultime settimane per permettere la riapertura, ma anche una festa per il territorio, perché far ripartire Pompei significa far ripartire anche il territorio e noi vogliamo che la riapertura di Pompei significhi il rilancio del turismo nell'area vesuviana, il rilancio del turismo in Campania e in Italia, quindi stiamo facendo di tutto per fare in modo che la gente torni a Pompei grazie anche non solo ad delle misure di sicurezza rigorosissime che abbiamo attuato, ma anche ad un programma di visita nuovo che valorizza anche luoghi mai visti prima, quindi anche chi è stato a Pompei sarà invogliato a tornare perché si vedranno cose che prima non si vedevano. Prima due settimane ad un prezzo tra l'altro veramente simbolico di 5 euro e avrà un unico itinerario in partenza da qui dove siamo, da Piazza Anfiteatro ed uscita a Piazza Esedra, e con, dove saranno valorizzati soprattutto i percorsi verdi, Palestra Grande con i bei giardini, l'anfiteatro, i predi di Giulia Felice, ma anche case non aperte prima come la casa di Cornelio Rufo su Via dell'Abbondanza, che è un bellissimo peristilio, quindi si valorizza un itinerario green e poi molto a cielo aperto. Invece fra due settimane, dal 9 giugno, ci saranno un doppio itinerario a senso unico, riaprendo anche Porta Marina, e in questo momento saranno aperte anche molte case. Abbiamo lavorato sulle case con doppio ingresso per permettere appunto visite a senso unico, ma questo c'è anche, come dire, è stato per noi uno stimolo a ripensare la visita a Pompei. Innanzitutto si parte dall'ingresso con il termoscanner, abbiamo voluto comprarla di qualità elevata proprio perché sia sicuro, collaborazione con l'ASL per cui per gestire anche eventuali presenze di visitatori con temperature che superano i 37,5, e poi soprattutto obbligo delle mascherine. Presto arriverà un braccialetto usa e getto che servirà da biglietto, ma anche per essere georeferenziati all'interno del sito in caso di necessità, e un'app che orienterà e indicherà eventuali assembramenti da evitare in alcune case.